Parlo del 1737, uno dei più antichi teatri del mondo. Benvenuto al signor Presidente della Repubblica, a nome mio, di tutti i convenuti e della città di Napoli. Lo ringraziamo per l'attenzione costante che ha per la nostra città. Autorità, signore e signori, auguri all'Unione Industriale di Napoli per i suoi 100 anni. E anche il tema che avete scelto, Napoli Europea, è una sfida. È una sfida che si può vincere se si parte proprio dalle radici della nostra città, una città che ha radici culturali assai profonde, di solidarietà, di accoglienza, di uguaglianza e di libertà. Per poter credere in una grande sfida bisogna puntare sulle ricchezze dei territori, sulle ricchezze delle persone, delle professioni. Credo che se si vogliono raggiungere traguardi importanti bisogna sempre di più puntare a un'unità attraverso le diversità. Questa città negli ultimi tempi ha provato a farlo, nel momento più difficile, come dicevo prima al signor Presidente, per gli enti locali, per una situazione complicata che vivono per situazioni finanziarie e normative generali, questa città ha scelto di partire al suo popolo, con le individualità ma anche con la collettività delle persone che insieme vogliono dimostrare nuovamente che appartenere alla nostra terra è un senso di fierezza e di orgoglio. Quindi scegliere di cambiare il vento della nostra città. Basta depressione morale, basta depressione culturale, bisogna crederci e stare insieme. Provare a creare le condizioni per cui si possa investire nella nostra città in un rapporto corretto tra amministrazione ed economia, tra politica e impresa, creare le condizioni perché si possa investire, perché il lavoro per i nostri giovani possa essere un diritto e non un privilegio da chiedere a qualcuno, andare col cappello in mano da qualcuno che te lo deve concedere. Bene, in questa città, proprio attraverso l'arma che per tanto tempo è stata lasciata un po' in secondo piano, quella della cultura e della bellezza, si sta muovendo l'economia. Abbiamo dei dati importanti, dei dati incoraggianti, che fanno pensare che il Sud non deve essere più percepito come la palla al piede del nostro paese, come zavorra, ma anzi come grandissima opportunità di sviluppo del paese intero. Forse perché siamo abituati a soffrire maggiormente, forse perché ci mettiamo tanta passione, tanta energia, tanta creatività, ma noi vogliamo fare qualcosa non solo per noi, ma per il nostro paese. Credo che sia necessario, almeno l'esperienza di sindaco questo mi ha insegnato, motivare le persone a crederci. Da soli non si va da nessuna parte. Se siamo una grande squadra, ognuno col proprio ruolo, con la propria autonomia, con la propria storia e con la propria credibilità, possiamo andare lontano. Voglio fare due esempi concreti, avviandomi chiaramente a concludere, perché il mio è solo un saluto e un benvenuto a voi tutti e in particolare al signor Presidente. Due progetti di cui si parla tanto nel nostro Paese. Uno concluso e l'altro che stiamo, sono convinto, per concludere. Le Vele e Bagnoli sono stati determinanti la partecipazione popolare delle persone. Pensate un po' che il progetto delle Vele, che si assegna nel bando delle periferie voluto dal governo, si è classificato tra i primi, porta la firma del Comune di Napoli, dell'Università Federico II, la più antica università laica del mondo, del 1200, e la firma degli abitanti delle Vele. Senza quella firma sarebbe stata un'altra cosa. Le persone l'avrebbero percepita come un'operazione dall'alto. Così come su Bagnoli, negli ultimi tempi, attraverso una cooperazione istituzionale corretta tra il governo nazionale, il governo regionale, il governo locale e tutte le articolazioni della nostra città, noi vogliamo provare a dimostrare che l'autonomia di pensiero è importante per la democrazia, la cooperazione istituzionale è altrettanta necessaria. Questa città accetta la sfida di essere europea e per chiudere, se vogliamo un'Europa diversa, che noi difendiamo, c'è anche Davide Sassoli con cui abbiamo fatto tante cose insieme durante il Parlamento europeo, dobbiamo provare a pensare di più ai popoli, ai loro bisogni, un po' meno alle oligarchie e alle grandi finanze, un po' di più all'economia reale, un po' di più alla solidarietà, all'accoglienza, all'uguaglianza e alla libertà. Insomma, non l'Europa del filo spinato e delle mura, della paura, dell'odio, della violenza, del razzismo, l'Europa che parla ai suoi popoli. Solo attraverso il coinvolgimento dei popoli si può costruire un'Europa forte e solidale, di cui il mondo ha assolutamente bisogno. E l'Italia e il Mediterraneo, signor Presidente,
viene dal profondo sud, io credo che il Mediterraneo, il sud Italia e il sud Europa giocherà una partita decisiva per coniugare diritti, solidarietà, uguaglianza, sviluppo nel rispetto dell'ambiente, perché senza che l'ambiente venga rispettato noi non ce la facciamo. Passeremo un'estate con grande siccità. Ricordiamoci che la difesa dei beni comuni, a cominciare dall'acqua, deve essere una delle prime battaglie, come ha fatto la città di Napoli, per l'Europa intera. Tanti auguri all'Unione Industriale della nostra città, benvenuti a Napoli, e Napoli vuole fare fino in fondo la sua parte senza tirarsi indietro. Grazie.